fatto un casino. Buongiorno, buon sud. Ho versato tutto il caffè. Ecco, lo sapevo io. Perché oggi qui da me, emozionato. Qui da me c'è un ospite che voi non vi aspettate, non vi potete aspettare, ma io mi sono emozionato e ho fatto un troiaio qua che adesso poi puliremo. Buon sud a tutti, buongiorno e ben arrivato Enzo Infantino. Grazie Nino, allora, per l'invito. Allora voi guardate sto pezzo d'omo, ecco, date una bella inquadratura, grazie. Sto pezzo d'omo io lo conosco da... Abbiamo detto prima, insomma, da qualche anno, una trentina d'anni. Diciamo una trentina d'anni. Voi immaginate cosa potesse essere, se già è così oggi, cos'era 30 anni fa? E cosa avrò sognato io 30 anni fa? Non sbagliamo l'età, però. Capito? Capito? Pensate cosa avrò potuto sognare 30 anni fa. Non me l'hai mai detta questa cosa. Lo so. Ora me l'hai soltanto svelato oggi. No, guarda, sono veramente sono felice che tu sia qua. È un vecchio carissimo amico. Abbiamo in comune un grande amore, una grande stima reciproca, un grande affetto. Non abbiamo in comune l'ideologia politica, che poi secondo me... Nessuno è perfetto. Certo, bravo, nessuno è perfetto, infatti questo sta succedendo. Che poi alla fine, secondo me, a fare il giro ci tocchiamo più noi due con le nostre ideologie che non altri. Perché Enzo è qui? Perché qualche tempo fa, scusate se mi cito, io ho definito Enzo, parlando con un amico, il vero buono. Enzo, in questi anni, credo ormai saranno una ventina? Sì, più o meno sì. Negli ultimi 20 anni ha dimostrato che la solidarietà e la fratellanza si possono veramente praticare, a prescindere dai colori di appartenenza. Certo. Perché? Perché Enzo, senza un distintivo, voi non gliene vedete sulla giacca, senza un distintivo, senza una tessera, senza un riconoscimento scritto, eccetera, parte da volontario vero, indipendente, personale. Lui è vero, volontario personale, ecco così, esatto. E si reca nei luoghi più sciagurati della terra, dove ci sono vittime di attentati, di guerre, eccetera. Insomma, va nei campi profughi e non solo nei campi profughi, va nelle zone di guerra. O sbaglio, Enzo? Sì, è così. Intanto grazie davvero, Nino, per questo. Ci dobbiamo dare del tu? Ci vogliamo dare del lei e poi facciamo cosacce? Oppure no, no, diamoci del tu. Ecco, diamoci del... Che ci conosciamo, no, da 30 anni. Che si danno del lei. Ma capisco che poi ci sono le esigenze televisive. No, ma qui mi hanno spiegato, io non è la prima volta che partecipo a delle trasmissioni televisive, ma questa, ti assicuro, per me è davvero un momento bellissimo, perché ho la possibilità di fare questa trasmissione con un carissimo amico insieme, e quindi non ci siamo messi d'accordo, insomma, se ci dobbiamo dare del lei o del tu. Ci diamo del tu, certo. Come ce lo diamo, diciamo, quotidianamente. Grazie davvero per questo invito e per avermi offerto la possibilità di parlare di questa mia esperienza. Non voglio ovviamente che si personalizzi, insomma, questa esperienza, perché no, io faccio, ma guarda, perché solo tu potevi fare una cosa del genere, perché faccio questo da tantissimi anni, cioè mi reco nei luoghi della sofferenza, dove c'è necessità che un essere umano abbia bisogno appunto di un abbraccio, di un sostegno, luoghi difficili, come ricordavi prima, e che però dal punto di vista personale appunto mi gratifica moltissimo fare quello che ho fatto e che continuerò a fare verso questa umanità sofferente. Mi piace. Dove tu hai iniziato, mi dicevi prima, hai iniziato durante la guerra dei Balcani. Sì, no? La mia prima esperienza da volontario, proprio da volontario indipendente, è iniziata nel 1999 a Valona in Albania. Eravamo in piena guerra nei Balcani
la guerra di Clinton, sostenuta anche, ahimè, del nostro paese all'epoca, del governo, diciamo, di centrosinistra. Io non ero d'accordo, ovviamente. Mi recai assieme a una carovana, all'epoca si decise di fare il campo delle regioni a Valona per accogliere questi profughi che scappavano dal Kosovo. E io andai. Ah, erano kosovari? Kosovari in modo particolare, uscivano dal confine Kukës e poi arrivavano fino a Valona, da là siamo intervenuti noi. Valona è l'Albania del nord sul mare. Sud, sì. È stata un'esperienza straordinaria dal punto di vista umano. Chi scappava all'epoca, Enzo? Scappavano appunto le famiglie intere, gli anziani, i bambini, ovviamente accompagnati dai propri genitori. E devo dire che quella è stata un'esperienza davvero bella dal punto di vista umano, ma ovviamente toccante, perché ho avuto modo di verificare personalmente cosa significa scappare, diciamo, da una guerra, dalle bombe, cosa significa abbandonare le proprie case appunto distrutte dalla ferocia e dal cinismo degli uomini. Quindi quando la guerra purtroppo non guarda in faccia nessuno. Ma scusami, durante queste guerre, è bene ricordarle queste cose, no? Vengono bombardate le case dei civili, cioè non solo, che ne so, le caserme, le cose. Ma ci sono le bombe intelligenti, come hanno provato a farci credere loro dicono che ci sono. Non esistono le bombe intelligenti, purtroppo le bombe colpiscono in maniera indiscriminata i civili, anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando gli americani bombardarono Roma città italiane. Napoli è stato bombardato, gli inglesi, gli americani. Sono state bombardate le case, sono morte migliaia di civili, per cui Cittanova, dagli americani. Purtroppo le bombe peraltro bombardarono un circo equestre pensando che quella fosse la tenda di un accampamento tedesco. Bombardarono un circo equestre e ammazzarono tutti quanti, anche quelli che c'erano là dentro, capito? Questa è la guerra, purtroppo. Noi dobbiamo. Scusa, ma quando tu eri a Valona? Sì. Allora, questi profughi kosovari, no, arrivavano a Valona e poi dove andavano? Dunque, arrivavano a Valona, noi ci occupavamo di loro perché abbiamo allestito questo campo, campo nel quale c'erano tutti i servizi. Servizi sanitari, servizi, la mensa, quindi facevamo di tutto, io facevo di tutto. Anche le tende per dormire. Abbiamo allestito tutto quello che era necessario per accogliere queste persone che all'epoca scappavano da quella guerra. Che erano campi temporanei. Mi ha ricordato, vorrei raccontare proprio a te, non l'ho mai fatto pubblicamente, l'ho fatto soltanto diciamo con alcuni amici, ma pubblicamente, ma in una trasmissione, un episodio che mi piace ricordare perché in qualche modo mi ha consentito di aiutare alcune famiglie, di aiutare in modo particolare un kosovaro, un anziano kosovaro, un giudice che prima che io partissi, lui ha saputo che dovevo rientrare in Italia dopo quel mio servizio che era durato circa un mese, mi ha chiamato grazie ad un interprete, mi ha consegnato, mi ha detto: io mi fido di te. Questo è stato per me già un momento davvero bello, perché evidentemente in quel periodo c'era stata appunto una connessione, diciamo, umana, sì, molto importante, sincera, diciamo. E mi ha consegnato il suo documento, un pezzo di cintura, la fibbia, così si chiama, la fibbia della cintura, e con un segno di riconoscimento e un indirizzo. Era un indirizzo di Copenaghen, un nome e un cognome che erano del figlio. Io quando sono tornato in Italia, a Palmi, nella mia città, mi sono fatto aiutare per scrivere una lettera in inglese. All'epoca, neanche adesso, con l'inglese preparato, però insomma in qualche modo riusciamo a farci capire, ma all'epoca mi fece aiutare, scrissi una lettera in inglese, mandai questa lettera a questo signore che viveva a Copenaghen,
con il documento del papà e questo oggetto che, di riconoscimento del papà, e dopo un mese ricevetti una lettera molto bella, molto toccante, di questo signore che mi raccontava che grazie al fatto che io gli avevo mandato questi documenti, gli avevo fatto sapere dove si trovasse il papà, lui è andato a Valona, in questo campo, nel campo profughi di Valona, è andato a prendersi il papà e se l'è portato a Caponaro. Bravo, bella, bella cosa. È stata una diciamo, quella è stata, ecco, l'episodio che mi ha fatto capire quanto sia importante essere in quei luoghi e aiutare queste persone. Mediamente quanto ci stanno nei campi profughi i profughi? Beh, dipende diciamo da tante situazioni, dal paese in cui vengono accolti. Ovviamente noi, se ci riferiamo alla situazione attuale, alla crisi umanitaria che purtroppo non si conosce, questa crisi umanitaria già dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, questo peso enorme in questo momento lo stanno soltanto sopportando due paesi in Europa, sono l'Italia e la Grecia. Vedi, io sono molto, lo sai che io sono molto contrario, scrivo e mi scaglio, mi dicono anche che sono quasi violento, ma in realtà io vorrei che si riuscisse a ritrovare la verità nelle cose, no? Anche nei comportamenti politici. Io penso che i governi debbano arrivare di nuovo ad una onestà di intenti, sì. Perché fino a quando ci dicono che queste centinaia di migliaia sono tutti profughi, allora purtroppo il razzismo sarà sempre dietro le nostre porte, perché non è possibile. Io penso che per poter aiutare bisogna individuare chi veramente ha bisogno e non chi viene recuperato come se fosse ritirato dalla postal market, dalle associazioni finte umanitarie o da quelle cooperative o quelle porcherie mafiose che sono tipiche dell'Occidente, che si stanno arricchendo alle spalle di chi ha necessità. Allora, Nino, io conosco molto bene la tua posizione, ci siamo in altre occasioni confrontati anche su questa tua posizione, che non la nascondi, la scrivi più volte. Io questo eccetera. Manifesto. Io invece la penso, come dire, diversamente, nel senso che rispetto ovviamente chi come te ha questa posizione molto onesta, la dice, la esprime, che comunque tocca anche le corde più profonde dei sentimenti dell'opinione pubblica, che ovviamente può essere anche spaventata, impaurita rispetto a questa preoccupata, guarda, diciamo preoccupata. Così, usiamo questo termine. Sì, la paura è una cosa brutta. Ma io ritengo che se guardiamo ai numeri, se andiamo a fondo invece alle ragioni per le quali queste masse umane si spostano dai loro paesi per arrivare in Europa, diciamo forse avremmo una maggiore cognizione. Non parlo ovviamente di te, ma in generale una cognizione rispetto alla causa, alle cause che provocano queste enormi migrazioni. Abbiamo parlato del Kosovo, ma a proposito di Medio Oriente, tu sei stato in Siria, nella Siria che oggi è completamente distrutta, no? Sì, io ho avuto modo di conoscere questo paese. L'ho studiato questo paese, un paese che prima che scoppiasse la guerra civile era un paese in cui visitato da 7 milioni nell'ultimo anno, in cui sono stato da 7 milioni di turisti, insomma. Paese quindi era abbastanza aperto ricco, all'Occidente. Certo, anche. Un paese ricco di giacimenti archeologici, pieno di storia, ricco di storia, di cultura. Assad. Allora, tutti quanti ne parlano. Ma io penso che Assad sia, intanto quando si fa, si discute, si parla, diciamo, delle democrazie medio orientali, non esistono, diciamo, le democrazie in Medio Oriente, no? Certo. Assad è semplicemente un presidente che è stato eletto dal suo popolo
e che per anni, prima suo padre e poi lui, ha, come dire, ha tenuto le redini di quel paese. Anche con un pugno di ferro. Ovviamente, a volte, no? Anche con un pugno di ferro, molto probabilmente, perché se noi immaginiamo che in quei paesi ci sia la democrazia, o pensiamo, come è stato fatto un grave errore anche con l'Iraq, di esportare la democrazia, vabbè, cioè, facciamo guarda, grave, un grave errore. Ci sono stati degli errori storici. Libia, sono, anche in Libia, abbiamo pensato comunque, la Francia, arabe sono la Francia e l'Inghilterra, quando hanno deciso di cacciare Gheddafi alimentando una guerra civile, oggi vediamo come è combinata la Libia. In Libia c'è una anarchia, sono entrati anche i jihadisti a Sirte, l'ISIS hanno conquistato Sirte, in questo momento c'è una battaglia per liberare quella città, ma c'è stato un errore enorme, diciamo, di presunzione, e chi ne paga quello che si chiama imperialismo da parte dei paesi occidentali in testa degli Stati Uniti, poi la Francia e l'Inghilterra in quei paesi hanno commesso gravi errori e immaginavano anche di poter cacciare via Assad, che è un presidente, ripeto, eletto. Io non sto qui a giudicare se Assad, diciamo, è un dittatore o meno, molto probabilmente non risponde a quei canoni di democrazia la Siria che noi immaginiamo, che noi pensiamo. Scusa, ma quando ho visitato io la Siria, devo dire che ho conosciuto un paese pacifico, dove c'era. Io ti faccio una provocazione, mi dai il nome cortesemente di un paese democratico dell'Occidente? Insomma, una bella provocazione la tua. Ah, ecco. Questa è una provocazione. Bisogna essere onesti poi, no? Perché noi ci riempiamo la bocca noi, della parola noi, democrazia. Noi, a differenza, ma... diciamo, di quei paesi, solo in pochi paesi c'è il voto, ovviamente stiamo parlando in Siria, così come in Iraq c'era un partito unico al governo, poi altri partiti satellite, in Iraq c'è il partito Baath, ma tenuto con, come dire, il cui potere era gestito da Saddam Hussein, così come in Siria, così come in Libia, certo. Ma ovviamente noi non possiamo immaginare che in quei paesi si possa esportare la nostra democrazia, quella che noi conosciamo, che magari tu ovviamente prima hai fatto una provocazione, noi qui certo votiamo, ma ovviamente anche qui da noi è successo che, insomma, in passato che come dire, le nostre democrazie in qualche modo sono state infettate, no? Guarda, io richiamo sempre democrazie perché la democrazia cristiana per esempio è stata una delle peggiori situazioni, cioè adesso tutti quanti dicono ma in Italia c'è stato un sistema bloccato, prima la democrazia cristiana, poi c'è stato il pentapartito eccetera, c'è stato un sistema bloccato, è uguale ancora adesso, perché dopo del tanto criticato Berlusconi adesso abbiamo questo sciagura, questa sciagura che ci è capitata. Ma non dovevamo parlare, parlare di politica, vorrei ritornare a quelle cose meravigliose. Ovviamente io non mi sottraggo al confronto, diciamo, anche sulle questioni politiche, sulla politica interna, non mi voglio. Ritorniamo a quelle cose invece. Che... No, Enzo, no. Perché altrimenti no, è che quando poi, capito, ci infiammiamo. Ma certo, ma è normale che sia così. Tu sei stato adesso ultimamente nei campi profughi in Grecia. Sì. Che sta succedendo da quelle dunque parti? Io ho iniziato questo mio viaggio dopo l'esperienza che ho maturato nei campi profughi in Medio Oriente, dalla Siria, dal Libano, in Cisgiordania, la Gaza, Giordania. Tu sei stato anche a Sabra e Shatila? Sì, io vado spesso, sono andato alcune volte in Libano a visitare e portare supporto, diciamo, nei campi di Shatila in Libano, ma non soltanto quelli, diciamo, che ci sono a Beirut, ce ne sono diversi campi profughi a Beirut, tra l'altro in questo momento Beirut, nei campi profughi palestinesi si sono aggiunti anche i profughi siriani che sono usciti appunto dal loro paese a causa della guerra della quale prima parlavamo. In Libano io ho visitato tutti i campi palestinesi in Libano, ovviamente la nostra non era soltanto e non è soltanto una visita, ma diciamo portiamo anche supporto per in qualche modo ricordare al mondo, insomma, il nostro paese, anche le nostre realtà di riferimento, dove insomma, quotidianamente diciamo, viviamo, e che ci sono popoli che non hanno diritti, i cui diritti sono calpestati, parliamo di diritti umani che ovviamente in questo momento per alcuni popoli non esistono. Ascolta, in Grecia cosa hai trovato?
In Grecia ho trovato questa situazione. Io ho iniziato questo viaggio, se lo posso raccontare, io l'anno scorso, anzi quest'anno, a partire dal mese di febbraio, c'è stata questa grave, cioè tuttora questa crisi umanitaria, cioè i siriani, i curdi siriani in modo particolare, avevano scelto una nuova rotta per raggiungere l'Europa, il sogno europeo. Ma molti curdi siriani sono cristiani? Sì, certo. Sono i più massacrati. Sono cristiani, ci sono gli yazidi, ci sono appunto anche i musulmani. E hanno scelto questa rotta per non fare la rotta del Mediterraneo, che purtroppo ha conosciuto lutti enormi, insomma un cimitero. E hanno scelto questa rotta, quindi sono usciti dalla Siria, hanno raggiunto la Turchia, arrivati nella costa turca, hanno raggiunto poi con dei barconi in migliaia l'isola di Lesbo per poi arrivare ad Atene, da lì. Speravano di poter attraversare il confine macedone e lì sono stati bloccati pronto tra la Macedonia e la Grecia, in questo posto che si chiama Idomeni, dove io, quando mi sono recato per la prima volta da solo, ho trovato l'inferno. 16.000 profughi accampati in questo enorme campo agricolo in attesa di poter attraversare questa frontiera, una frontiera che inizialmente era stata aperta. Voglio ricordare che la Germania ha accolto circa 1 milione di siriani, di curdi siriani, perché ha valutato evidentemente la Merkel che quel popolo è un popolo evoluto. Certo. Stiamo parlando di gente che comunque ha una media scolarizzazione molto alta, parliamo di ingegneri, ho conosciuto medici, docenti universitari, però in quel caso queste persone sono state bloccate in Grecia. In questo momento in Grecia ci sono circa 60.000 registrati, ma ce ne sono anche quelli che non si sono registrati, circa 80.000 profughi. Ecco, quando dicevo prima che in questo momento il peso maggiore grava sul nostro paese e sulla Grecia, dove ci sono soprattutto i siriani che sono scappati dalla guerra. Ma dove c'è una crisi drammatica sociale anche politica. Esattamente. Io mi sono recato ai domeni da solo, inizialmente ho iniziato a fare il mio ruolo, ho svolto questo compito di volontario, ho svolto diversi lavori all'interno del campo e poi sono tornato con altre persone, abbiamo costituito questo gruppo, si chiama Calabria per i Domeni, poi io sono tornato di nuovo con l'ultimo mio viaggio, io sono andato 6 volte in 6 mesi in Grecia, portando sempre aiuti umanitari, portando sostegno a queste quindi famiglie. Quindi cosa? Medicina, farmaci? Stavo parlando di medicinali, vestiario, in questo momento serve quello invernale, ovviamente anche aiuti economici. Voglio ricordare che in questo momento io sto sostenendo, assieme ad altri, due famiglie in modo particolare che abbiamo portato a Salonicco, gli abbiamo trovato una casa grazie a una ragazza greca e una signora italiana che vive a Salonicco, Francesca, che ci sta dando un supporto logistico molto importante. E quindi in tutto sono una quindicina di profughi siriani, curdi siriani che io assieme ad altri sto sostenendo materialmente, diciamo, ecco, sul posto, e in più porto aiuti ai profughi che vivono nei campi, che adesso vivono nei campi appunto attorno a Salonicco. Questo è quello che sto facendo da prima. Allora, noi ci fermiamo qua per oggi, ma tu dovrai tornare perché ci devi raccontare un bel po' di cose. Perché oggi Enzo sia venuto qua ve lo dico subito, perché io vorrei che voi ci contattaste per farvi mettere in contatto con Enzo. Chiunque abbia veramente voglia di fare le cose fatte bene si sporca le mani, e si sporca le mani sui luoghi realmente e non editti o con cosine comode fatte da casa, no? Allora, noi vi metteremo in contatto, voi scrivete a redazione@sud656.tv e noi vi mettiamo in contatto con Enzo Infantino, noi ti seguiamo, ti seguiremo. Grazie. Ma la cosa più importante, Enzo, è che tu venga spesso qui da noi, perché adesso troveremo l'occasione, intanto ospite mio quando vuoi e poi anche in altre delle nostre Grazie. Trasmissioni, perché la gente deve sapere, per poter accettare
bisogna conoscere. Per poter rifiutare bisogna conoscere. Sono d'accordo. No? Sono d'accordo. La scelta viene dalla conoscenza. Nell'ignoranza purtroppo c'è l'arroccamento e c'è la trincea. E questo ed è proprio questo spirito che mi spinge ad andare incontro a questa sofferenza umana. La conoscenza, conoscere dentro l'anima le persone per capire la loro sofferenza e per cercare poi soluzioni per aiutarli. Per ovviamente quello che faccio io è una goccia nel mare, quello che faccio io assieme ad altri, perché in questi mesi diciamo c'è stata una rete di solidarietà che mi ha aiutato diciamo, a portare aiuti, a sostenere queste persone. Voglio ricordare non ultimo un viaggio che abbiamo fatto circa 2 settimane fa con un gruppo straordinario, si chiamano i Pagliacci Clandestini, che lavorano Nicita. Nicita, no, sì, mio carissimo amico, Santo Nicito, l'associazione Santo Nicito di... sì, Nocito, scusami. Nicito, sì. Santo. Che la sua associazione mi ha dato un grosso supporto, ci sono venuti con me dei ragazzi straordinari, Giulia Serrano, Federica, Donatella, Andrea, sì. Giuseppe, Pietro, insomma hanno fatto un lavoro straordinario con i bambini nei campi. Sì, ma è importante. E questo mi ha consentito appunto di capire ancora una volta come c'è necessità appunto di portare anche un abbraccio, un sorriso in quei luoghi che abbiamo fatto grazie anche a questi straordinari ragazzi. Un sorriso disinnesca una bomba, su questo non c'è dubbio. Noi ci vediamo sicuramente molto presto, con voi ci troveremo domani, mi raccomando Enzo Infantino, chiamateci per farvi mettere in contatto o cercatelo su Facebook, perché lui è a vostra disposizione proprio per darvi le dritte per andare ad aiutare dove c'è necessità. Mi raccomando, a domani. Grazie Nino, grazie.